Amici e amiche di Dentro Fuori Channel, sempre come sempre noi andiamo a caccia. Come vediamo qui siamo, adesso ve la facciamo vedere. Guardate questa bellezza che c'è qua. Lasciamo parlare le immagini, dai. Signori, area archeologica Domus Suas, Agoni. Come vediamo qui c'è un cedimento, qui sicuramente c'è un mastio, quindi parliamo di un nuraghe. Il nuraghe Domus Suas. Eccoci qui. Avvolgiamo la struttura dal basso. Perfetto. Ecco qua. Il periodo del bronzo medio viene classificato e viene chiamato struttura nuragica. Quindi noi vediamo, avvolgendo con il sole in faccia, questo gioiellino. Siamo a Goni, ok, dopo la visita al maestoso nuraghe Goni, ora ci godiamo Domus Suas, ok, quest'area archeologica che a caccia di nuraghi non poteva lasciarsi perdere. Ecco qui, perfetto. Chiaramente tutto interrato qui, cerchiamo di riprendere questa figura sono dei filari, tenuto conto, come dicevamo, che siamo davanti a un mastio, certamente, perché qui, come vediamo sotto, ci sono materiali di crollo, o forse è stato interrato, perché sembra sabbia quella che c'è qui, forse è stato interrato appositamente. Rivediamo il giro di questa struttura, probabilmente magari è stato insabbiato per evitare un ulteriore crollo. Ok, area archeologica Domus Suas, con questo nuraghe omonimo. Ok, perfetto. Sappiamo che ci sono anche delle tombe dei giganti qua vicino. Scendiamo. Perfetto, amici. Domus Suas di Goni. Tutto comprensorio archeologico, anche qui, anche di notevoli dimensioni. È stato messo in ordine. Vediamo qua, vogliamo vedere questi muri. Qui non si capisce se siano cose, ma non mi sembrano cose fatte in epoca recente, sono dei terrazzamenti. No, direi che non lo sono affatto. Adesso la avvolgiamo da sotto, anche perché qui ci troviamo già in un terrazzamento importante, come vediamo. C'è un dislivello importante. Scendiamo da qui, cerchiamo una strada d'uscita la più comoda e nel frattempo ci godiamo tutto il paesaggio. Domus Suas di Goni. Ok, guardiamo un po'. Con tutto questo
lavoro, guardate che cos'è. Messo sotto cura dal comune di Goni. Infatti è recintato di libero accesso e fruibile. Siamo anche a due passi dal sito archeologico di Pranu Mutetu, molto conosciuto. E qui nuovamente siamo alla base di quello che abbiamo visto prima. Questo nuraghe che supponiamo sia stato insabbiato all'interno appositamente per evitarne il crollo. E noi lo guardiamo così. Qui, come vediamo, dice strutture tombali. Andiamo un po' avanti, forse siamo all'ingresso anche delle tombe dei giganti. Non sono meglio però identificate. Sono dei muretti d'uscita, magari sono qua sotto. E noi andiamo a vederlo, perché noi andiamo a caccia, quindi dobbiamo vederlo. Eccoci qua. Che è stupendo, ragazzi, è una cosa allucinante, è veramente stupendo. Ci abbiamo una scalinata. Eccoci qui. Eh sì, queste dovrebbero essere delle tombe dei giganti. Ecco qui. Sì, queste dovrebbero essere delle tombe dei giganti. Eccoci qui. Sono diverse queste strutture sepolcrali. Andiamo a indagare ancora meglio. Eccoci qui. Anche qui. Eh sì. Speriamo di riuscire a farvele vedere bene questa volta, anche perché qui siamo per forza in differita. Ok. Tre strutture tombali almeno di certo. Quindi, carissimi amici di Dentro Fuori Channel, risaliamo passando dalla parte opposta di quest'altra tomba. E abbiamo quella che abbiamo lasciato là dietro, ok, questa che vediamo qua. Quindi una è qua, una è qua, come vediamo, e una ce l'abbiamo qua. Perfetto, eccola qui. E forse c'è qualcosa anche più in basso. Adesso non faccio, scendiamo un attimo. Ok, ci prendiamo un minuto in più perché vogliamo scendere anche più giù. Domus suas. Tombe dei giganti, Domus suas. Sì, guardate qui. Quattro. 4, 5 forse, anche qua, anche un'altra qua, ne vediamo. 5 strutture tombali. Anche un'altra qui, ne vediamo. Sì, c'è anche un'altra qui, guardate qui. Ok, quindi, amici e amiche di Dentro Fuori Channel, a caccia di nuraghi. Un'altra caccia è andata a buon fine. Risaliamo questa passeggiata che è stata costruita chiaramente dall'uomo moderno, come questi muri a secco evidentemente fatti in epoca recente, per tornare verso l'uscita e per salutarvi con quest'altra esperienza, sperando che vi sia gradita. Mandandovi il nostro grandissimo abbraccio, ci vediamo qua sotto.
un sicuro nuraghe, direi, perché è un nuraghe questo, è un nuraghe di cui è stato coperto e insabbiato il mastio. Ok, con queste immagini, amici di Dentro Fuori Channel, vi salutiamo. Nuraghe Domus Suas e tombe dei giganti Domus Suas, almeno 5 sepolchi abbiamo contato. Un abbraccio a me, ciao ragazzi.